Buongiorno a tutti e bentrovati. Ci troviamo nel mese di novembre, precisamente metà mese novembre, e dicembre è oramai alle porte. Con dicembre si intende la stagione invernale, quindi le prime basse temperature. Basse temperature che potrebbero scatenare sul nostro tappeto erboso degli stress derivanti dallo sbalzo termico che avviene ad esempio tra il giorno e la notte, e soprattutto stress derivanti dalle gelate notturne ad esempio. E allora qual è l'obiettivo che noi ci poniamo in questo periodo? Sostanzialmente è quello di accompagnare il nostro tappeto erboso verso la ripresa vegetativa che avverrà più o meno in primavera nelle condizioni ottimali. E allora come agire? Qual è la pratica agronomica che noi mettiamo in campo in questo periodo? Fondamentalmente è la cosiddetta concimazione potassica. Il potassio all'interno del nostro sistema tappeto erboso, quindi substrato, piantina e così via, è un macroelemento molto importante perché, ad esempio, il potassio aumenterà all'interno delle nostre piantine la concentrazione salina, all'interno della linfa per essere precisi. Questo processo permetterà alle nostre piantine di non subire tanto lo stress termico, quindi di resistere a quelle condizioni di stress termico. Ci accompagnerà sostanzialmente verso le basse temperature in maniera ottimale. Non solo, il potassio agisce sul turgore della cellula. Che cosa vuol dire quindi? La piantina risulterà più resistente al calpestio, perché la cellula andrà a ingrossarsi. E in ultimo, le basse temperature, le temperature invernali, portano con sé un microclima che è adatto per lo sviluppo delle malattie fungine. Con la concimazione potassica noi andremo a stimolare, ad esempio, la sintesi di alcune sostanze, ad esempio i fenoli, che permettono alla pianta di essere più resistente alle malattie fungine. E allora quali prodotti andremo a utilizzare? Fondamentalmente il prodotto principe, il più importante, è il concime granulare. Un concime, come detto, ad alto titolo di potassio. Concimi che hanno quindi una cessione programmata della durata di 60-90 giorni. Ultimata la concimazione potassica, potremo aggiungere una ciliegina, una chicca in più per il nostro tappeto, ovvero andremo a stimolare, o anzi a biostimolare la nostra piantina attraverso prodotti contenenti alghe brune. Questi prodotti aiutano la piantina ad assorbire i nutrienti somministrati, come ad esempio il potassio. Però mi raccomando, io suggerisco di eseguire quest'ultima operazione quando la foglia è oramai asciutta, non è bagnata, almeno due volte al mese. È sotto gli occhi di tutti che ci troviamo in una condizione, in una stagione autunnale un po' anomala, perché i caldi stentano ad andar via e i freddi sembrano non avvicinarsi. Il suggerimento che noi possiamo darvi è quello di andare a somministrare il concime intorno l'ultima settimana di novembre e la prima settimana di dicembre. Però mi raccomando, è una pratica fondamentale questa sul nostro tappeto erboso. Io vi ringrazio per la cortese attenzione, spero di essere stato quantomeno chiaro, e per ogni dubbio non esitate a contattarci.